Buongiorno a tutti ragazzi, ieri sera finalmente ho fatto del nuovo acido borico, era ora, mamma mia, l'avevo finito da un secolo e mezzo e finalmente ne ho fatto dell'altro così posso mettermi a fare finalmente dei video sugli slime. Quindi oltre a questo ce ne saranno anche altri, sappiate che ho già pronti vari slime rovinati per uno slime smoothie. Sapete che a me questi video piacciono un sacco. E niente, oggi che cosa andiamo a fare? Andiamo finalmente a provare questa colla di cui vi avevo parlato tempo fa quando appunto l'ho ricevuta. Ed è l'American Milk Glue di GT Creation Slime. E ragazzi, sono veramente curiosissima di vedere come diventerà appunto lo slime con questa colla. Diventerà davvero uno slime stile base americana? Lo vediamo subito, direi. Allora, che dire? Basta dire che va bene così. Si può cominciare. Mi piace un sacco questa bottiglia che sembra una di quelle bottiglie di latte. Oddio, adoro. E mi è venuta voglia di latte. Devo andarlo a comprare perché non ce l'ho molto bene. Oddio. Ragazzi, la colla ha quell'odore buonissimo che avevano alcuni dei suoi slime, oddio. Ora so perché avevano quell'odore molto buono e, oh mio Dio, veramente buono, appunto. E basta, basta, esageriamo. Vediamo se riesco a combinarci qualcosa. È un sacco densa, ragazzi, che bella, guardate che roba. Oddio, no, vabbè. Allora, chiudiamo la colla, guardate che bella. Oddio, è un sacco densa, cioè penso che si veda anche, è bellissima, adoro, molto bene. Allora, voglio andare a colorarla un po', leggermente, con un po' di giallo, c'ho la confezione macchiata, sì vabbè ora mi sono macchiata pure il dito, fantastico. Io di solito uso questi coloranti alimentari che ho preso su Amazon, visto che colorano un sacco, e niente, andiamo a mettere un po' di colorante, vediamo di farlo diventare un bel giallino, pastello tipo. Vediamo se ne ho messo abbastanza per riuscire a colorarlo un po', sì, forse. Lo so ragazzi, di solito in questi video dove provo le colle ne provo tante, però non ne ho altre al momento e sono troppo curiosa di provare questa colla appunto, e ora che finalmente ho dell'acido borico non posso più aspettare. Ragazzi, oh mio Dio, sembra crema pasticcera adesso, che bello! Ho fatto lo slime crema pasticcera senza farlo apposta, cioè no, non l'ho ancora fatto lo slime in realtà, devo ancora farlo. Bene, ora che ho mescolato il tutto e ora mi viene più voglia di mangiarla di prima, direi che possiamo cominciare con il mio caro nuovo acido borico. Ho fatto anche le storie ieri su Instagram. Bene, partiamo, mettiamole poco alla volta, ma l'ho chiusa male, esce l'acido borico da sotto, dannazione. Ok, partiamo piano piano, un pochino alla volta, e vediamo che si sta già addensando un pochino. Visto che l'altra volta quando ho provato le colle avevate ragione, ho messo veramente tanto acido borico ogni volta nella colla, non voglio fare di nuovo questo errore, adesso ne metto piano piano, poche gocce alla volta, e con molta calma lo slime verrà, altrimenti rischio di fare dei fail e non voglio degli fail, basta fail, anche se sono la regina del fail non vuol dire che devo farne continuamente. Ragazzi, non sono più abituata a fare slime, mi fa già male il braccio, aiuto. A few moments later. Allora ragazzi, questo è lo slime, cioè oddio, GT Creation Slime è riuscito a creare la colla perfetta per fare gli slime super densi, è fantastico, sembra, via questo, sembra davvero una base americana, ma è fantastico, adoro tantissimo, io ho provato varie volte a farli, mi sono sempre venuti da schifo, proprio da schifo, nonostante io abbia usato i tutorial che ci sono su YouTube, non ce l'ho fatta insomma come si dice, ma oh mio Dio è bellissimo. Adesso non rende più di tanto perché ovviamente è stato appena fatto, un po' come i clear, ma quando si lascia assestare un attimino diventa poi super 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 lucido. E oddio, mi piace tantissimo, ma guardate quanto è bello, è stradenso. Proviamo a vedere se riesco a farvelo capire con il... oddio, quando si mettono le dita nello slime, non so come si dice adesso, perché insomma questi slime sono molto clicky, e clicky vuol dire appunto che fanno rumore con le dita. Ok, penso di aver reso l'idea, fa un rumore fantastico, mio Dio, lo adoro. Allora, lo adoro e adesso quindi provo a farne anche
un altro. Vediamo un po' che cosa potrei provare a fare. Stavo pensando di farne uno crunchy con qualche pallina, però il risultato sarebbe davvero molto simile. Quindi voglio vedere, adesso ne prendo una scatolina, lo metto via, ne faccio un altro insieme a voi e voglio vedere come diventa un batter con una base così densa, perché non l'ho mai fatto e sono curiosissima. Vi giuro ragazzi, ci sono rimasta bene, cioè non so se si dice così, non so se ha senso dire così, però cioè, non pensavo che il risultato fosse davvero così bello, Dio. Bene, quindi ora ho preso della Daiso Clay verde con la scatola distrutta, vabbè, questa non so mai bene come usarla, quindi adesso la usiamo insieme. Quindi ora vado a fare un altro slime base, questo lo lascio bianco, tanto la clay è colorata. Ho anche ripescato questa per mescolare, che è molto più comoda. L'avevo dispersa nei meandri della mia confusione e l'ho ritrovata adesso, tipo subito. Ok, basta così. Sto amando questa colla in una maniera veramente incredibile. E niente, facciamo l'altra base. Sì, non è troppo comodo questo per uno slime così piccolo. Non ce la posso fare. Fatto divertente più o meno, da quando ho preso questa cosa che l'ho portata un po' in giro per casa perché appunto stavo recuperando la ciotolina eccetera eccetera, mi è caduta tipo 4 o 5 volte già oggi, adesso mi è appena caduta sopra al tavolo qua di fianco ed era pure aperto, quindi cioè, non ce la posso fare, l'acido borico vuole suicidarsi. Ok, ecco qui la base. E appena riuscirò a smettere di giocarci perché l'adoro, continuerò il video. No, ok, allora. Ok, basta Erika. Mettiamola via, adesso prendo un po' di Daiso, non tutta perché lo slime è piccolino. No, scherzavo ragazzi, non la prendo. L'avevo cercata di chiudere meglio possibile, ma no, ok. Buttiamola via, prendiamone una. Ok, clay secca a parte, ho preso della silk clay. Eccola qua, questa è ancora sana, sì. Decisamente troppo. Ma non si stacca. Ok, l'ho staccata quasi tutta, ma non ce la posso fare. Sì, ho provato a fare la clay a forma di cuore, più o meno. E niente, proviamo a fare questo batter. Vabbè, con la silk clay è più che normale che succeda tutto questo. Aiuto. Mi ricordavo che diventasse più appiccicoso, non pensavo così tanto. Vabbè, è normale, ripeto, con la silk clay succede. Devo aggiungerci un altro po' di acido borico. One eternity later. Ok, ragazzi, ho praticamente dovuto riaddensarlo da capo perché con la silk clay si era praticamente sciolto. Ma, oh mio Dio, a parte che è ancora un pochino appiccicoso, ma vabbè, è stramorbido. Morbidissimo, molto bello. Sembra tipo arioso. Ha senso? Sì? Sì, non so come dire, molto fluffy, tipo come se si fosse gonfiato di brutto da quando è diventato battere. È una cosa fantastica perché è stramorbido. E sì, ignorate che non l'ho riaddensato perfettamente, ma oddio, adoro. Quindi sì, GT Creation Slime, hai fatto una colla fantastica, mi piace tantissimo. Mettiamo via il batter. Quanto scommettete che è già diventato lucido questo? Cioè, guardate che bello già. Cioè, bellissimo. Basta, adoro. Questa colla super densa è stra promossa. Per me mi piace davvero tantissimo, quindi complimenti. Ragazzi, niente, e io spero che questo video vi sia piaciuto, adoro questa colla tantissimo e noi ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!